Buongiorno, siamo qui, terzo giorno della 125esima Fiera Cavalli. Abbiamo appena lasciato Mario Luraschi, ma siamo con Clémence Fèvre, che non è soltanto una grandissima artista, una grande amazzone, ma è anche la signora Luraschi. Buongiorno Clémence. Buongiorno. Che piacere. Che piacere averla qui, ma soprattutto che piacere averla vista ieri al Gala d'Oro, Gala Arte di Fiera Cavalli. È stato magnifico. Io sapevo che Clémence è una amazzone che riesce a fare figure che nessuno ha mai fatto prima. Quella cabriola al galoppo con fuga laterale. Lo valse. Una cosa meravigliosa. E mi è piaciuto veramente tanto perché l'ho vista montare. Mi è sembrato di veder montare un uomo che sapesse montare con la leggerezza di una donna. Grazie. La merveille dans mon métier, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur un cheval exceptionnel. Et c'est le plus important parce que sans un bon cheval, on ne fait rien. Et c'est vrai que c'est un cheval très complet. Il est beau, il est artiste, il a un caractère exceptionnel. Donc c'est merveilleux quand on a la chance de rencontrer des animaux, des êtres vivants de cette qualité. Ha detto che lei ha la fortuna di avere un cavallo eccezionale, con un grandissimo cuore, bellissimi movimenti, un attore, e quindi questo le facilita il lavoro. Sta parlando di Fuego, sì. È un cavallo meraviglioso. Tra l'altro sembra un cavallo dal carattere battagliero, molto orgoglioso, ma con il cuore così leale. Sembra estremamente leale come cavallo. Oui, c'est un cheval qui est à la fois très généreux pour réaliser toutes ses figures. Qui a un fond très gentil, parce que c'est un vrai partenaire. Et en même temps, c'est une vraie bête de scène, parce qu'il n'a pas peur du public. Je pense qu'il aime ça en plus, parce qu'il se grandit sur scène. Et ça, c'est important aussi. Il a un caractère fait pour ça. È un cavallo col cuore molto gentile e che in più ama il pubblico, quindi a lui piace esibirsi per il pubblico. Ho dimenticato qualcosa di importante? No. Perfetto. Ed è veramente bellissimo. La cosa che mi è piaciuta di più, anche esteticamente, ha il muso con quella parte nera, sembra lo chanfron dei cavalieri medievali, per cui gli dà un'aria un po' combattiva, eppure si vede la sua gentilezza e il legame che ha con lei. È difficile fare uno spettacolo con un cavallo come ha fatto lei? Prima montandolo in briglia completa, quindi il cavallo risponde perfettamente agli aiuti di mano. Poi toglie i finimenti e lui lavora libero. È una difficoltà in più per il cavallo, oltre che per lei? Come je vous disais avant, le plus difficile c'est de trouver l'artiste, c'est de trouver le cheval avec ses qualités. Parce que je ne change pas le cheval. Le caractère du cheval, c'est qui il est lui. Après, son attitude dépend de moi, dans la manière dont je le travaille, de l'exploiter, de sortir le meilleur de lui. Mais la qualité du cheval, le cheval est né comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi mon reproducteur. Et de mon élevage, c'est un pur lusitanien. Et je dois reconnaître que je retrouve beaucoup de ses traits de caractère dans ses poulains, dans ses fils. Et c'est ça qui est fascinant. Et on retrouve... le caractère, les gestes, les attitudes, le cœur, et ça c'est très important, la sélection des chevaux. J'arrive à faire ça parce que je sélectionne énormément mes chevaux aussi. Tous mes chevaux, que ce soit aussi bien mes juments ou lui, sont des filles ou des mères de chevaux exceptionnels de haute école. Et ça c'est très important. Non è difficile quello che fa, è difficile trovare un cavallo che riesce a darle quello che lei chiede, quindi che si adatta al suo modo di lavorare e che può esprimersi al livello che Clémence richiede. È per questo che lei pensa sia molto importante la selezione dei puledri, trovare il carattere giusto, il riproduttore giusto. Fuego ha una G sulla... da che allevamento proviene? Fuego est né à Arcos de la Frontera en Andalousie, en si. Espagne. Et malheureusement, c'est un élevage qui a disparu parce que l'éleveur est mort. Mais c'était un élevage où j'ai eu beaucoup de poulains. C'est un cheval surtout d'origine Arsenio Cordero. Ah, ok. È un cavallo lusitano, però nato in Spagna, a Jerez de la Frontera. È stato veramente bellissimo vedervi insieme e io la volevo ringraziare perché uno spettacolo del genere non l'avevo mai visto. La leggerezza, la bellezza, la sua sintonia col cavallo. È stato un incanto, quindi grazie veramente Clémence. Grazie mille. Grazie anche di essere stato qui con noi. Arrivederci.